che ci hanno aggredito, è stata una cosa bellissima. Parliamo adesso di adolescenti e dei pericoli della rete, cioè internet, soprattutto i social network. E ne parliamo con il presidente del Corecom del Piemonte, Alessandro De Cillis. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, molto presto il Corecom aprirà uno sportello in virtù di un accordo con il garante per la privacy, e questo sportello aiuterà gli adolescenti che si sentono minacciati da fotografie, da contenuti, parole che sono impropriamente stati pubblicati sulla rete, giusto? Certamente sì, parte tutto dalla legge nazionale sul cyberbullismo che prevede che il garante per la privacy abbia l'incarico della tutela dei minori online. Abbiamo avuto la prima legge regionale, la legge numero 2 di febbraio 2018, che dà l'incarico al Corecom in ambito regionale per occuparsi di cyberbullismo. Stiamo coordinando un tavolo molto importante e abbiamo chiuso proprio ieri un accordo con la privacy per essere efficaci e operativi sul territorio. La novità di questo accordo è che saranno proprio i minori dai 14 anni ai 18 a potersi rivolgere direttamente a voi per denunciare episodi inappropriati sulla rete che riguardano la loro persona. Sì, gli ultra-quattordicenni, quindi minori con età compresa tra 14 e 18 anni, si potranno rivolgere direttamente al Comitato regionale per le comunicazioni, che ricordiamo è un organo del Consiglio regionale, per la richiesta della rimozione dei contenuti inappropriati e per la tutela dei propri diritti online. Questo farà scattare una denuncia? No, non scatta automaticamente una denuncia. Noi avremo una linea diretta col garante per la tutela dei dati personali e il primo impegno sarà quello di rassicurare i ragazzi e eliminare i contenuti inappropriati. Ecco, di questo ce n'era bisogno, di questo strumento, perché gli episodi di ragazzini che vivono incubi in seguito a pubblicazioni di foto, magari foto, baci, innocenti, che poi vengono strumentalizzati, è qualcosa che riempie le pagine della cronaca. E dunque questo è uno strumento che risponde a una emergenza sociale? Assolutamente sì. I ragazzi devono essere tutelati, devono avere la percezione di avere un organismo che sia a loro disposizione anche prima della denuncia, quindi un punto di riferimento a cui rivolgersi per sentirsi più sereni. L'ultima domanda sulla prevenzione: questo è uno strumento di attacco, ecco, di repressione possiamo dire, la prevenzione invece? Noi vorremmo non dover intervenire mai, il nostro obiettivo è quello di prevenire, quindi tutte le attività che noi faremo saranno divulgative per insegnare ai ragazzi a vivere meglio, non solo la vita in famiglia, la vita a scuola, ma anche la vita sui social. Grazie, grazie molto ad Alessandro De Cillis, presidente del Corecom. Seguiremo naturalmente questo nuovo sportello che presto aprirete a favore dei minori che vogliono navigare in sicurezza.